I fili nella pesca a spinning e soprattutto nella pesca a spinning in mare moderna giocano un ruolo di fondamentale importanza. In tante occasioni, nella scelta del nostro setup, della nostra combo, canna, mulinello, esche artificiali, diamo molta attenzione a questi parametri, tralasciando quello che è un altro dei componenti di fondamentale importanza, come può essere il filo. In questo video facciamo un approfondimento che è ideale soprattutto per chi da poco si sta avvicinando o vorrebbe avvicinarsi a questa tecnica di pesca, ma le indicazioni che daremo saranno utili anche a chi già è più pratico e cerca magari delle conferme, soprattutto per migliorare le sue battute di pesca. Ricordo che sullo shop Amazon ci sono già le guide, i manuali dedicati alla pesca spinning in mare, ma non solo, anche in acqua dolce ci sono delle guide dedicate al kayak fishing, alle esche artificiali. Vi lascio i link in descrizione. L'acquisto di queste guide è l'unico modo per supportare il canale e anche il progetto Planet Spin. Oggi parliamo di fili, lo facciamo insieme dopo la sigla. Andiamo. Come al solito ho realizzato delle slide, dei documenti per facilitare la comprensione dell'argomento di cui tratteremo oggi. Oggi parleremo dei fili. Partiamo con il sommario. Iniziamo nel dare delle indicazioni in merito all'importanza dei fili, soprattutto nella pesca a spinning moderna e soprattutto nella pesca a spinning in mare. Poi parliamo delle tipologie di lenze che potremmo utilizzare come lenza madre, quindi parliamo dei trecciati, diciamo perché sono così importanti i trecciati, e poi parliamo anche delle lenze che vengono utilizzate come terminale, quindi parliamo di nylon e soprattutto di fluorocarbon. E infine ci sono le conclusioni. Nella pesca spinning, soprattutto nella pesca spinning in mare, andremo ad utilizzare esclusivamente due tipologie di fili. Parliamo di trecciati e parliamo di fluorocarbon. Il trecciato viene utilizzato solitamente in lenza madre perché tra i suoi pro principali c'è la distanza di lancio raggiunta. A cosa è dovuto questo parametro? È dovuto al fatto che a parità di diametro fra trecciato e vecchio nylon, il trecciato ha un carico di rottura, una resistenza notevolmente maggiore rispetto al nylon, quindi caricando sulla nostra bobina 100 metri, faccio un esempio, di trecciato rispetto a 100 metri di nylon, a parità di carico di rottura con il trecciato occupiamo meno spazio sulla bobina e quindi possiamo caricare più filo. Allo stesso modo, proprio per una questione di qualità e per una questione proprio di materiale di cui è composto il filo trecciato, permette una maggiore scorrevolezza dalla bobina tramite gli anelli della canna per raggiungere distanze di lancio che con il nylon sono impensabili, per cui largo utilizzo al trecciato in lenza madre, a prescindere dal fatto che pescheremo a light, a spinning medio oppure a spinning pesante. Un'altra caratteristica importante del trecciato rispetto al nylon è la maggiore trasmissione della sensibilità. Ne abbiamo già parlato anche in altri video. Cos'è questa sensibilità? È la capacità del materiale, che può essere il trecciato oppure anche le fibre di carbonio presenti in un attrezzo come la canna da pesca, a trasmettere le vibrazioni, a trasmettere quello che succede all'altro capo della lenza, quindi all'esca artificiale durante le fasi di recupero. La particolarità principale del trecciato è di avere elasticità zero, per cui rispetto al nylon
c'è una maggior trasmissione di quello che succede all'esca artificiale durante la fase di nuoto, oppure eventualmente l'esca tocca il fondo, oppure andiamo ad intercettare il predatore, quindi sentiamo le tocche, sentiamo le scodate, e quindi ci è tutto molto più chiaro e ci viene trasmesso al nostro braccio, quindi alla nostra canna, tramite il filo. Facciamo sempre molta attenzione, perché è giusto ed è importante utilizzare il trecciato, però è allo stesso modo importante utilizzare un trecciato di qualità. Quali sono i pro dei trecciati di alta qualità rispetto a quelli un po' più di fascia economica? È una maggiore resistenza al nodo e soprattutto i trecciati di un certo livello, utilizzati su un mulinello di un certo livello, sono ideali per continui lanci e recuperi, e quindi ci evitano anche la formazione di fastidiose parrucche, quei grovigli di filo che possono sempre capitare durante l'azione di pesca. Quindi un trecciato di qualità maggiore su un mulinello di fascia alta, dotato di recupero sulla bobina a spine incrociate, ecco, ci facilita anche dal punto di vista della durata nel tempo, perché ci evita la formazione di queste fastidiose parrucche. Ma se il trecciato è così indispensabile attualmente nella pesca spinning, e soprattutto nella pesca spinning in mare, allora a che cosa serve il nylon oppure il fluorocarbon? Sicuramente un ottimo nylon o un fluorocarbon può essere utilizzato come lenza terminale, quindi lo utilizzeremo nell'ultimo tratto del nostro sistema pescante, perché abbiamo parlato dei pro del trecciato, però c'è anche un contro. Qual è il contro? È che il trecciato ha resistenza zero all'abrasione, quindi eventualmente questo filo tocca contro ostacoli semiaffioranti, che possono essere scogli, vegetazione, ma anche detriti sul fondo. Molto spesso, anche toccando le spine del pesce oppure la dentatura del pesce, il trecciato si spezzerebbe lì all'istante, e possiamo fare delle prove per renderci conto di quanto è poco resistente all'abrasione. Quindi, per rimediare a questo problema, viene utilizzato come lenza terminale un drop che può essere 70, 50 centimetri, un metro, un metro e mezzo, dipende anche a secondo della nostra canna e del tipo di nodo che faremo, che ci permetterà di farlo scorrere tra gli anelli. Potremmo scegliere quello che è la lunghezza del nostro terminale. Da questo possiamo facilmente dedurre che per completare il nostro sistema pescante, alla fine della nostra lenza terminale utilizzeremo uno spezzone di ottimo nylon o fluorocarbon. Io personalmente preferisco il fluorocarbon, perché rispetto al nylon ha una minore elasticità e una maggiore invisibilità. Quindi attualmente sul mercato esistono tanti compromessi di qualità-prezzo che ci fanno preferire la scelta di un ottimo fluorocarbon rispetto al nylon, che comunque ha dei pregi ma non sono così elevati come il fluorocarbon di ultima generazione. Un ultimo appunto lo facciamo in merito alla scelta del corretto diametro sia della lenza madre che del terminale. Poi nella slide successiva facciamo anche un documento di riepilogo per meglio focalizzarci su questo aspetto. I pro principali della scelta ideale del giusto diametro è che con un filo di minor spessore l'esca muove meglio, perché ha meno trazione durante il nuoto, e quindi è meno vincolata al nostro sistema pescante. Inoltre un filo ideale per la tipologia, per la grandezza, per il predatore che noi vorremmo insidiare, ci aiuta ad essere maggiormente invisibili. Quindi è inutile mettere su uno 0,50 se noi decidiamo di pescare la spigola, per esempio. Si tratta di un equilibrio sbilanciato. Nella prossima slide facciamo un appunto dando delle informazioni
su quali sono i diametri ideali per le diverse tecniche di pesca che noi potremmo fare in mare. In questo specchietto di riepilogo vi mostro quelle che sono le principali tecniche che noi possiamo fare in mare parlando di spinning. Ci orienteremo verso il light spinning, lo spinning medio e lo spinning pesante. Sul canale ci sono già dei video dove andiamo a definire bene queste branche della pesca a spinning, per cui diamo delle indicazioni in merito all'enzama del trecciato ideali per le sottocategorie dello spinning che noi decideremo di fare. Quindi, parlando di light spinning, in lenza madre preferiremo un trecciato che va dallo 0,10 allo 0,14. Come terminale accoppiato anche per un giusto rapporto fra diametro di lenza madre e diametro della lenza terminale, ci orienteremo verso un buon fluorocarbon dello 0,25. Per quanto riguarda lo spinning medio invece, in lenza madre io non scendo mai al di sotto del diametro 0,16 per il trecciato, orientandomi fino a un massimo dello 0,18, che in tante occasioni, dipende anche un po' dal brand, equivale più o meno alle 18-20 libbre come potenza, come carico di rottura. Per quanto riguarda il terminale, io non scendo mai al di sotto dello 0,28, anche quando pesco a spigole, e per quanto riguarda il range massimo, penso che 0,40, massimo 0,43 sia un po' il range massimo a cui possiamo orientarci, anche per il giusto rapporto lenza madre terminale per una corretta esecuzione del nodo. Parlando invece di spinning pesante, in lenza madre io preferisco mettere un trecciato che va dal 0,18 come diametro minimo fino a un massimo di 0,22. Andando oltre si rischia di perdere tanto sulla distanza di lancio raggiunta, e anche durante la fase di recupero, ecco, vediamo sempre che l'artificiale viene un po' pastoso, quindi eviterei di andare oltre questo range massimo. Poi dipende anche dallo spot, dal tipo di pesce che vogliamo prendere, se facciamo spinning dalla costa, siamo da natante, quindi barca, kayak, belly boat, quindi sono tante le varianti da considerare, però io mi terrei sempre in questo range. Come terminale invece io utilizzo un ottimo fluorocarbon che va solitamente da un minimo di 0,40 a 0,43 fino al massimo di 0,50. Cari amici, siamo giunti alla parte conclusiva di questo nostro video, spero vi sia piaciuto, se così fosse lasciate un like e commentate per farmi sapere la vostra opinione in merito a quelle che sono le mie indicazioni ed è quello che io utilizzo solitamente nelle mie battute di pesca. Ringrazio tutti voi per la visione nuovamente e ricordo che sullo shop Amazon ci sono le guide dedicate alla pesca, spinning e non solo, vi lascio il link in descrizione, e l'acquisto di queste guide è l'unico modo per supportare il canale e anche questo progetto. Ci vediamo nel prossimo video, sempre qui su Planet Spin Fishing. Un saluto a tutti gli amici. Ciao ragazzi!